gruppo di Team System Fabriano, Robe di K Torino, ospiti in vantaggio di due lunghezze alla fine del primo tempo, 48-46, con uno straordinario Jay Vincent, autore di 22 punti con 4 bombe. Dall'altra parte nessun giocatore in doppia cifra, questo spiega l'impasse del Fabriano, che pure ha avuto punti da tutti i giocatori utilizzati. L'unico a non entrare in campo finora è stato Metta, che chiaramente non può aver segnato dalla panchina. Gli arbitri sono Zancanella di Este e Corsa di Brindisi. La prima palla del secondo tempo giocata ancora dalla Robe di K, come già avvenuto nel primo. In quintetto per Fabriano, Gnecchi, Scarnati, Sonego, Spriggs e Murphy, quindi soltanto gli americani dello starting five iniziale. Adesso Vincent Sincunia dà un gran pallone a Wright, che subisce il fallo di Spriggs. Come dicevo, Mangano ha preferito, insieme ai suoi due americani, tre giocatori che avevano iniziato la partita dalla panchina: Scarnati, Gnecchi e Sonego, che hanno avuto tutto sommato un buon impatto con l'incontro nel finale del primo tempo. Due tiri liberi per Wright, una mattonata letteralmente il primo. E un canestro invece il secondo, quindi per Wright, ci sono 7 punti. Per fortuna della Robe di K, come dicevo, che deve rinunciare ad Alessandro Abbio per la seconda settimana consecutiva, c'è stato nel primo tempo un Vincent semplicemente siderale. Adesso Sonego va al tiro, sbaglia, ma prende il rimbalzo d'attacco e realizza il suo 9° punto Spriggs. E quindi adesso un solo punto separa le due formazioni. Una partita importantissima per entrambe, 18 punti il traguardo che raggiungerebbe la squadra vincente. Adesso un canestro di Wright in percussione, 9 punti. Torino e Fabriano sono ultime a quota 16 insieme a Rimini e Venezia, e quindi questo vi dice tutto sull'importanza di questo confronto diretto. All'andata vinse Fabriano dopo due tempi supplementari, 108-103. Adesso invece è in testa Torino di 3 punti, 51-48, e sono stati giocati 75 secondi in questo avvio di ripresa. L'avevo già detto nel primo tempo, 75 secondi, evidentemente mi capita sempre di guardare il tabellone quando siamo a quella quota di tempo. Rimessa in zona offensiva di Gnecchi su Sonico, quindi Gnecchi, Murphy, ancora Gnecchi, può andare alla bomba completamente solo, la sbaglia. Rimbalzo lungo nelle mani di Scarnati, che si incuna, dà un gran pallone per Spriggs, che è il primo giocatore di Fabriano in doppia cifra. Dopo un minuto e mezzo della ripresa, Spriggs a quota 11 è il primo giocatore della Team System a superare la doppia cifra. In attacco adesso Torino con Vincent, c'è Sonego che commette fallo su di lui, primo fallo di Sonego, il pubblico non è d'accordo. Ma è chiaro che Mangano sta utilizzando Sonego per spendere qualche fallo su Vincent nel tentativo magari di innervosirlo dopo un primo tempo eccezionale. Adesso due tiri liberi per Jay Vincent, mentre Corsa va a parlare con il GM della Robe di K, Charlie Caglieris. Non so francamente che cosa gli abbia detto. Comunque, due tiri liberi per Jay Vincent. A bersaglio con un po' di fortuna. Comunque 23 punti per lui, che è già sulle sue medie stagionali, e c'è ancora tutta la ripresa da giocare. 24 punti per Jay Vincent, ex Milano, ex Livorno. Una grande stagione a Milano con due finali, entrambe perdute, ma comunque pur sempre due finali di Coppa Italia e di playoff scudetto. Al tiro a sbagliare Gnecchi, poi c'è una gran lotta sotto canestro, esce con la palla ancora Gnecchi, sta lottando molto bene. E indubbiamente Fabriano ha una leggera prevalenza ai rimbalzi in attacco, che gli permette di mantenere il contatto con Torino. Adesso fallo di Casalvieri su Gnecchi, secondo fallo di Casalvieri. Danna ha mandato in campo il quintetto con Casalvieri, Della Valle, Silvestrin e gli americani, quindi in pratica il quintetto migliore, anche se nello starting five iniziale era entrato Iacomuzzi al posto di Casalvieri.
Spriggs, vi dicevo, i rimbalzi d'attacco stanno tenendo a galla Fabriano. Adesso c'è un grande anticipo di Silvestrin che però non riesce a completare il suo intervento perché la palla termina in out e ci saranno 21 secondi a disposizione della Team System per giocare questo attacco. Spriggs, servito sotto Scarnati, cerca di incunearsi, va al tiro, sbaglia ma subisce il fallo ancora di Casalvieri. È il terzo fallo per Casalvieri, linea del vecchio per qualche commento dalla tribuna stampa. E abbiamo vicino a noi, caro Gianni, due colleghi delle due riviste specializzate, Super Basket e Gigante del Basket. Vediamo di fare subito un'analisi con loro due. Caro Petrucci, noi abbiamo avuto l'impressione che come tensione nervosa in difesa la Team System, dopo i primi due canestri da tre, abbia pensato che senza Abbia, con due americani ad ordine di taglio e con due bombe da tre, forse la partita era già finita dopo un minuto. Non so dirti, credo sicuramente comunque che la Team System in alcune circostanze perlomeno non sia stata reattiva come ci si aspettava di fronte a una roba di K molto concentrata e molto determinata. Certo, balzano agli occhi le percentuali di Murphy, che sicuramente è in condizione fisica non adeguata alle circostanze, soltanto 2 su 11 per lui contro il 8 su 12 di Vincent. È uno stridore questo, che comunque non credo sia la chiave della situazione che è maturata fino adesso sul campo. Come ti dicevo, probabilmente la Team System in qualche circostanza è rimasta un po' sui suoi passi, non ha avuto quelle reazioni che ci si aspettavano di fronte a un avversario così determinato. Vincent giocasse sempre così, caro Marani, dei Giganti del Basket, probabilmente non solo non sarebbe un odore d'Italia, ma qualche società di maggiore importanza tenderebbe a recuperarlo dopo Milano, dopo Rivolta, era uscita a grande giro. Sì, infatti mi sembra che comunque Vincent, da quando ha saputo che era un odore d'Italia, ha cominciato a giocare come giocava a Milano quando sono arrivati alla finale scudetto. Come dire che gli americani sono tutti figli di buona donna, insomma. Beh, non lo so adesso se questo è il caso di Vincent, comunque sicuramente queste sono scosse che se uno ha carattere poi lo tira fuori, perché sennò la stagione è finita. Sul piano individuale, da notare, almeno così mi sembra, che forse i più reattivi, i più decisi, i più pronti sono proprio gli uomini che sono arrivati dalla panchina. Per esempio Gnecchi, che ha disputato dei buoni minuti di qualità, per esempio anche Sonaco, che ci è apparso più reattivo del solito, lo stesso Scarnati, che sembra in difesa voler lasciare l'impronta più del passato. Sì, sicuramente il contributo della panchina è stato quantomeno discreto, vorrei dire. Per fortuna forse, perché questo ha sopperito in qualche caso delle lacune abbastanza evidenti nel quintetto di partenza. Il risultato è ancora aperto, speriamo che poi alla lunga qualcosa di positivo venga fuori. Ultima battuta prima di passare la linea a Gianni Quaresimo. Diciamo che il secondo tempo, per quanto riguarda il gioco, piuttosto frammentario rispetto al primo, dove c'era maggiore linearità, maggiore e migliore transizione, fortuna per il Fabriano, Vincent aveva centrato ancora un grande bersaglio. Abbiamo la sensazione che ci abbiamo perso un secondo tempo tipico invece di squadre in lotta per la salvezza. Sì, anche perché a parte bisognerà vedere adesso la precisione di tiro, però il fatto è che adesso Torino c'ha il pallino del gioco in mano, ce l'ha avuto anche un po' nel primo tempo, ma adesso lo sta vedendo, vedi, sta tirando con la massima facilità. Fabriano non riesce, come non è riuscito nel primo tempo, a mettere le mani sulla partita facendo valere la sua difesa, che ha sempre messo in difficoltà qualsiasi squadra. Torino è bravissima con la circolazione di palla a far pagare tutti gli aiuti difensivi che la squadra di Mangano fa, però non so adesso se è grande merito di Torino o grande merito del Team System, fatto sta che la palla arriva sempre a un uomo libero e stasera Vincent è veramente immarcabile, e poi in attacco la Team System sta facendo veramente un disastro. Alta annotazione negativa, ricordiamo, non solo i tre falli di Guarini ma i tre falli di Spriga. Attenzione, fortunatamente, diciamo con un pizzico di fortuna, si salva da un passivo pesante la formazione di casa. Potevano essere addirittura meno 9 i punti, e anche se ci sono 15 minuti da giocare, il percorso per la Team System comincia a diventare accidentato, pericoloso. Questa deve essere una delle 6 partite della vita di questo finale di campionato, e invece qualcuno fino a questo momento non l'ha
interpretato, certo non per cattiva fede, nel modo giusto. Ciò che conta però sono, come sempre nel basket, i minuti finali, perché poi molte volte il punteggio a favore finisce col far dimenticare certe battute a vuoto. E guardate un poco, è bastata questa azione da 2 punti più 1 probabilmente per riportare la formazione di casa a stretto contatto con gli ospiti. Trasformato questo tiro libero da Pezzin, siamo 55-58, meno 3, esattamente a 15 minuti dalla fine dell'incontro, e la linea ripassa a Gianni Quaresma. 15 minuti alla fine della partita, Fabriano di nuovo a meno 3 con un paio di azioni abbastanza fortunate per la verità, in quanto Torino ha sbagliato 2 bombe, una con Vincent soprattutto e una con Casalvieri, letteralmente vomitate dal canestro, mentre Fabriano ha trovato un'azione da 3 punti con Pezzin abbastanza fortunosa dopo una stoppata subita da Sprix. Adesso c'è la possibilità di ridurre ulteriormente il passivo, addirittura di pareggiare se va la bomba di Scarnati, che invece sbaglia. Sotto canestro riesce Murphy a deviare su Pezzin. Come dicevo in precedenza, sono i rimbalzi d'attacco che tengono a galla la Team System, ma Murphy continua a sbagliare tutto il possibile. E intanto c'è un doppio cambio nella roba di K, entrano Iacomuzzi e Masper, mentre entra Guerrini al posto di Scarnati nella Team System, e mentre continua a rimanere in campo Murphy, che francamente finora ha fatto più danni che altro. Ecco, volevo dirti Gianni, ho Murphy proprio davanti a me in pratica, è bianco come un cencio e nervoso per questi errori in serie. Giustamente diceva Gambucci che lui è un uomo che ci tiene tantissimo a vincere, tantissimo in queste partite sente un po' la tensione nel voto, e chissà, forse, ma è sempre troppo facile dirlo evidentemente alla tribuna stampa, occorrerebbe un uomo meno preso da questo nervosismo. Vediamo intanto che sono così appresta a entrare forse al posto di Murphy, e c'è un fallo ai danni di Sprig sul punteggio di 58-55 per la roba di Cup sulla Team System. La linea ovviamente. Secondo fallo di Vincent su questa penetrazione di Sprix, rimessa in zona offensiva per Fabriano, che adesso richiama in panchina Jay Murphy, autore di appena 5 punti finora con percentuali assolutamente deficitarie, e rimanda in campo Luca Sonego. Vediamo se Sonego saprà confermare quello che di buono ha fatto nel finale del primo tempo. Al tiro Pezzin, un'altra azione da 3 punti di Pezzin, un possibile 2 più 1 per Pezzin, e io non mi stancherò mai di dire che Pezzin è il nostro giocatore determinante, è la chiave della Team System. Se Pezzin gioca bene, difficilmente Fabriano perde; se Pezzin gioca male, è, non dico impossibile, ma molto molto dura spuntarla contro qualsiasi avversario. Adesso Pezzin ha il pallone del pareggio, va 14 punti di Pezzin, miglior realizzatore della Team System, di nuovo parità 58-58. Palla manovrata adesso da Iacomuzzi, prova a saltare Barbiero che è rientrato al posto di Gnecchi, non ci riesce. Adesso fallo in attacco fischiato da Zancanella a Vincent, terzo fallo di Vincent. Mi sbaglierò, ma la partita potrebbe prendere adesso una piega decisamente favorevole alla Team System, a patto che Fabriano sappia approfittare di questo momento difficile della Robe di K, che ha sciupato 2 opportunità veramente colossali per salire a più 9 e a più 12, anche perché non è stata molto fortunata, e poi si è vista raggiungere da 2 azioni da 3 punti consecutive di Pezzin. Adesso però c'è un'infrazione di 3 secondi fischiata a Sonego dall'arbitro Corsa di Brindisi. Gianni Quaresima e Luigi Del Vecchio per TV Centromarche dal Palabozzi di Fabriano per la 25ª giornata del campionato nazionale di Serie A1. Iacomuzzi, esce Vincent, c'è Pezzin su di lui. Della Valle prova di incunearsi, scarica su Wright, è libero Iacomuzzi, può andare alla bomba, la sbaglia completamente, ma subisce poi, dopo il tiro, il secondo fallo di Sonego.
12:53 alla fine. Sonego, secondo fallo. Semplice rimessa in zona offensiva per Torino, perché il fallo è stato commesso nettamente dopo il tiro di Iacomuzzi, che era stato completamente sbagliato. Francamente non so come Iacomuzzi avesse fatto a tirare a due metri corto, perché non c'era stato alcun fallo su di lui. No, c'è stata una deviazione. Sì, forse. Al tiro Vincent sbaglia questa volta, ma prende rimbalzo l'attacco Wright, che va a segnare il 13° punto. E quindi si potrebbe dire chi di rimbalzo d'attacco ferisce, di rimbalzo d'attacco perisce, perché in precedenza erano stati proprio i palloni controllati sotto il tabellone offensivo a determinare il riaggancio della Team System. Barbiero salta Iacomuzzi, si incunea, scarica su Spriggs, di fronte Wright non trova lo spazio per tirare da tre, quindi prova a giocare uno contro uno, va al tiro Spriggs, malamente, forza, sbaglia, prende la palla Vincent, la dà a Della Valle, quindi ancora Vincent, Iacomuzzi, un gran contropiede della Robe di K, 4 punti per il playmaker di Torino. Vincent, anzi Spriggs a subire il fallo di Masper, mi pare, secondo fallo di Masper. Peccato, perché questa era la classica azione da tre punti. Spriggs ormai era arrivato a un passo dal canestro. Adesso rientra Murphy al posto di Sonego, evidentemente spera che il breve periodo di riposo in panchina Mangano abbia consentito a Murphy di riordinare l'idea, di essere determinante in questo finale. Due tiri liberi per Spriggs, cortissimo il primo. 11 punti per Spriggs, anche lui abbastanza sottotono dopo un avvio scintillante. Può salire a quota 12. Infatti Spriggs non sbaglia questa volta. E Fabriano deve recuperare 3 punti, 62-59 per la squadra che è in attacco, quando ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo. Masper per Della Valle. Vincent. Palla a canestro, ribaltamento di palla su Della Valle, Iacomuzzi si incunea, poi perde malamente il pallone che poi viene recuperato da Vincent, ma c'è un'infrazione di campo fischiata al Colored di Danna. E quindi una serie di ingenuità, prima Iacomuzzi che ha dato palla letteralmente nelle mani di Guerrini, poi lo stesso Guerrini che aveva rischiato di perderla, e Vincent che si è fatto cogliere in infrazione di campo. In attacco Fabriano, Murphy, palla per Barbiero, in angolo Spriggs, ha di fronte Vincent, a centro area riceve Pezzin, si incunea, va al tiro, subisce un'altra grande stoppata di Wright, però la palla è ancora nelle mani della Team System. Barbiero, chiaramente la stoppata ha fatto ripartire il contasecondi dei 30, adesso riceve palla Murphy da sotto, mamma mia, un altro incredibile errore di Murphy, era completamente solo a 10 centimetri dal canestro, ha sbagliato una conclusione che non poteva assolutamente sbagliare, un Murphy irriconoscibile. Wright, palla per Masper, va al tiro Masper e segna proprio in faccia a Murphy. 4 punti di Masper e Murphy non c'è, inutile star qui a disquisire, magari poi ci farà vincere la partita con una iniziativa personale, con una bomba, che ne so, però per il momento non c'è. Adesso fallo su Pezzin di Masper, anzi di Wright probabilmente, vediamo. Sì, il fallo è di Wright, il secondo fallo. Due tiri liberi per Stefano Pezzin. Rientra Casalvieri al posto di Iacomuzzi nella Robe di K, mentre il quintetto della Team System è quello tradizionale. Pezzin, due tiri liberi. Sbaglia Pezzin. E se ci mettiamo a sbagliare anche i tiri liberi diventa complicata la partita, anziché no. 64-59 il punteggio. Assegno il secondo tiro libero di Pezzin. 15 punti per lui, di gran lunga il migliore in campo per Fabriano, almeno in attacco. Della Valle,
Palla per Masper, tenta di servire Wright, si inserisce Murphy e devia in, sul fondo. Ancora 14 secondi a disposizione di Torino. Al termine di questa azione ridaremo la linea a Luigi Del Vecchio per sentire qualche commento. Vincent si gira, salta Pezzin, va al tiro e segna ancora Vincent. A te Luigi. Sono anche io disperato perché evidentemente sono anche io qui a premere sulla mia testa le idee migliori per far vincere la Team System, ma non ho virtù divinatorie, quindi non ci riuscirei. C'è un canestro di Marzi, era ora, siamo a meno 4 ancora, sentiamo un collega, il collega dell'Anza, e che sensazione ha, il cuore che ti dice? Beh, diciamo che la partita è molto difficile, anche perché abbiamo un Murphy un po' in ombra, anche se adesso sembra che le ultime due azioni si sia un po' ripreso, sembra un po' in trance anche lui rispetto alla sua forma, diciamo, speriamo bene. E naturalmente tu hai pensato, ma Massimo perché lo tiene in campo Massimo Manga? Massimo ha fiducia in lui e vuole anche aiutarlo a sbloccarsi in questo momento, credo. D'altra parte è il momento degli uomini di esperienza che possono anche, casomai causando un fallo dell'avversario, trovare la soluzione giusta per vincere l'incontro. È vero, e diciamo che speriamo nel finale che emergano questi aspetti tecnici da parte dei nostri giocatori che possono consentirci di vincere anche questo incontro. Barbiero intanto, come hanno fatto i suoi colleghi, sbaglia il primo tiro libero, speriamo che metta segno il secondo. Ecco Carlo Camoranesi che scriverà sul prossimo numero di... come si chiama il giornale? Corriere dello Sport. Corriere dello Sport, che scriverai? Che come al solito Fabriano è costretto a aspettare gli ultimi secondi per individuare chi è il vincitore. Beh, in effetti è una squadra da finali molto thrilling. Effettivamente si è visto un Murphy un po' sottotono e ha un po' condizionato la gara. Adesso, visto che sta un pochettino riprendendo, fortunatamente sta prendendo un po' le sue veci Pezzin, che ha retto le sorti. Dall'altra parte c'è un Vincent straordinario che sta sorreggendo la squadra, e tenendo conto dell'altro americano in odori di taglio, niente, sarà un finale. Ho l'impressione anche, scusami, che di solito quando per una settimana si dice arriva Torino, che tanto la squadra è già predestinata a retrocedere, due americani di taglio, manca Appio, ha perso in casa clamorosamente, e allora si mettono a segno due bombe nei primi 30 secondi, tutte pendono, abbiamo già visto. Sì, c'è il rischio di snobbare la partita, a livello psicologico può incidere molto, tenendo conto che questa squadra ci ha abituato a grosse prodezze contro le grandi e a dei rilassamenti contro le squadre di medio-basso cabotaggio, però questa sera i due punti servono in maniera obbligatoria. Come sentite amici, tutti dicono la stessa cosa, in realtà ormai il basket non ha niente di nascosto, evidentemente non solo per i giornalisti ma per tutti gli addetti ai lavori. Vediamo il time out sul punteggio di 66-65, ci si prepara a vivere qui a Fabriano il solito intensissimo, drammatico finale, la solita caccia a scoprire chi è che utilizzerà per ultimo il coltello, il colpo decisivo da infliggere dall'avversario. Team System o Rob di K? Quale delle due formazioni? Evidentemente nessuna delle due ha tu particolare, anche se la Rob di K questa sera ha a disposizione un Winchester oleatissimo come Vincent, e in effetti, scusatemi se salto da una squadra all'altra, forse era l'uomo che avrebbe voluto Alberto Bucci della Scavolini, e invece di James poteva avere un uomo come Vincent, che pur non essendo irresistibile dal punto di vista temperamentale, l'uomo che sa realizzare da qualsiasi posizione, sa smarcarsi, sa ricevere il pallone, un giocatore completo che forse può non essere utile per salvare la Rob di K, ma poteva essere utilissimo e portare più facilmente la Scavolini a grandi successi. Ed ora c'è ancora con la squadra ospite in vantaggio 66-65 l'opportunità per andare in lunetta per la formazione di casa. Ricordiamo infatti che la Rob di K da parecchio tempo ha superato il bonus, mentre ancora 5 falli contro
team system, questo potrebbe permettere alla squadra di Massimo Mancano di usufruire di buoni punti d'appoggio dalla lunetta. Ha sbagliato 3 tiri dalla lunetta negli ultimi momenti. Pezzile questa volta deve assolutamente realizzare il primo, perché si tratta di 1-1 ed è parità. 6-6, si ricomincia a 8-15 dalla fine e può esserci il sorpasso dopo il grande timore che la Lobo di Capo prendesse il sopravvento su una squadra che deve assolutamente vincere. Pizzico di fortuna, forse inversione di tendenza, Pezzin, pallone che rimbalza sul ferro, va dentro, 6-7, 6-6, è sorpasso. Tra l'altro adesso possiamo anche dare uno sguardo a quelli che sono i falli delle due formazioni, vediamo che il tabellone ci mostra una Lobo di Capo che deve fare molto attenzione con i 4 falli della Valle, che ha portato in avanti ancora questa azione, ancora della Valle su di lui, Sprig della Valle, la doppia di marcatura su di lui, Casalviere cerca di liberarsi, lo fa molto bene, c'è un'azione ancora da 3 punti proprio dai falli degli avversari, 4 per Della Valle, 3 per Silvestri, 3 Masper, 3 Vincent, 3 Casalvieri, invece 3 sono i falli di Sprig, di Querini e ora di Pezzin. Si riporta in vantaggio la formazione Rob di Capo, la formazione di Torino, di un punto che diventano 2 su questo tiro libero di Casalvieri, che sta confermando le sue doti di attaccante purissimo. A Pesaro forse non hanno ben interpretato il suo valore, se ne sono disfatti con molta tranquillità, eppure aveva disputato lo scorso anno in B2 un campionato assolutamente eccezionale, ha debuttato in Serie A, pure in una squadra con tante difficoltà è riuscito a fare bene, c'è però ora un suo fallo, proprio Casalvieri, quarto fallo per Casalvieri, la possibilità di nuovo di agganciare dalla lunetta la squadra avversaria, di riportarsi in parità a 7-33 dalla fine, questa volta è Guerini che ha 2 tiri liberi a disposizione. Allora sentiamo ancora, prima di rientrare in diretta, sentiamo ancora un parere dei due colleghi esperti delle riviste specializzate Super Basket e i Giganti, Luca Marano, una battuta, 6-8, 6-9, anzi sentiamo, vediamo questo tiro libero, vediamo sulla parità se riesci a dare un pronostico secco, netto, senza tergiversare troppo, Luca? Io dico Fabriano, per il semplice motivo che la partita sta cambiando. Prima ce l'aveva in mano completamente Torino, adesso, come dicevo prima, Fabriano sta creando grossi problemi a Torino in attacco e sta recuperando molti palloni, e dall'altra parte sta prendendo molti falli, anche adesso vedi ha recuperato un'altra palla, per questo dico Fabriano. Sentiamo anche da Petrucci un pronostico secco questa volta, Petrucci, non senza mai e senza sé. Dico Fabriano perché ormai ci ha abituato a ritrovarsi proprio quando la partita sembra sfuggire. Infatti, nonostante i liberi falliti, le difficoltà in offesa, tutto quello che vuoi, Fabriano è ancora lì. E credo che questo finale ormai sia una scena abbastanza ripetuta. Per questo dico Fabriano. Marti trova finalmente un tiro libero importante, potremmo dire che se si potesse fare una classifica dei primi 5 minuti e degli ultimi 5 minuti, probabilmente il Fabriano sarebbe tra i primissimi. Ma sì, sicuramente, dopo le prime difficoltà a inizio stagione, poi Fabriano ha trovato quel quid che le ha consentito di vincere le partite già perse, come ti dicevo, proprio nei minuti finali, negli istanti conclusivi. Avete sentito l'urlo del pubblico, amici, quando Vincent ha preso il pallone e si apprestava al tiro dalla grande distanza, un urlo di terrore, l'uomo nero che poteva far secco ancora una volta i sogni della Team System, che si è riportato, come sapete, in vantaggio, e ora subisce il fallo con Sprig da parte di Wright, si tratta per Wright del quarto, no scusate, per Wright si tratta appena del terzo fallo, appena relativamente, e anche qui Sprig deve mettere a segno i 2 tiri liberi, mentre in precedenza avete visto Marfi mettere a segno il primo e sbagliare il secondo. 6-41 dalla fine è la prima possibilità che ha la formazione di casa di portarsi a più 3 dopo l'inizio sorprendente che aveva fatto pensare a sogni di una vittoria facile da ottenere ancora prima del limite finale, come ormai è abitudine di questa squadra che Massimo Mangano dirige da tantissime partite.
Spriga, segno su tutti i due tiri liberi, silenzio del pubblico che ha tirato un sospiro di sollievo dopo questi due tiri messi a segno, più tre finalmente per la Team System, roba di capa che vediamo non demorde. Bright che ha perso pallone nell'occasione precedente, transizione tra Vincent e Casalvieri, ancora penetrazione di Casalvieri, questa volta non c'è il canestro e Murphy comincia a prendere palloni determinanti, forse Murphy si è sbloccato sul finire dell'incontro e sarebbe importantissimo, potrebbe evidentemente risultare decisivo perché Murphy è l'uomo più importante. Bella assist di Murphy, Sprague realizza e porta più 5 la sua squadra. Improvvisamente, quasi come d'incanto, la formazione di Fabriano si è ritrovato, Team System che si riporta nettamente in quota e quindi con grande voglia di vincere. Vediamo se ci avviciniamo alla panchina durante questo time out, c'è il medico del Fabriano, vediamo un po' di sentire da lui come è stato vissuto questo momento di tensione. Ecco, sentiamo proprio il medico del Fabriano come è stata vissuta la tensione di questo incontro che invece di risultare facile come si pensava alla vigilia è stato più pesante di altri. Beh, come è andato il campionato quest'anno, nessuna partita è stata facile, neanche questa di oggi. I giocatori quando venivano in panchina oggi che dicevano? Erano molto tesi e sentivano molto l'incontro. Abbiamo visto Murphy sfiduciata a un certo punto, scuota dalla testa, arrabbiarsi con se stesso. Beh, oggi non è stata la giornata di Murphy, perlomeno all'inizio, ma adesso sembra si sia ripreso e ci possa condurre alla vittoria. Ecco, qualcuno ha pensato che gli sentisse ancora dell'infortunio, vogliamo sentire se a livello fisico ha ancora qualche problema. No, durante la settimana è stato sempre bene, si è allenato molto bene, di conseguenza non ci aspettavamo un primo tempo così, ma adesso sembra che vada tutto bene. Bene, siamo sul 74-69 a favore della squadra di casa che ora recupera un bel pallone, contropiede immediato da parte di Sprig ed è sicuramente canestro, perfetto! 7-5-6-9, ora i punti diventano 7, il pubblico comincia a sorridere, si libera dall'incubo di una sconfitta che avrebbe irrimediabilmente condannato la formazione di casa ad una retrocessione che questi ragazzi non meritano dopo il trionfo della scorsa stagione. Ora è Vincent che viene bloccato da una triplice marcatura, ma c'è il fallo ancora di Pezzin, per Pezzin è il fallo numero 4, 5-26 da giocare, Vincent che ha realizzato il maggior numero di punti fino a questo momento per la sua squadra. Ha realizzato 22 punti nel primo tempo e complessivamente è arrivato a quota 30, quindi 8 punti nel secondo tempo dopo uno strepitoso 22 nel primo, ma ancora forse non ha finito e infatti dalla lunetta realizza ancora, i punti per lui sono 31, resta comunque a meno 6 la formazione di Torino che aveva avuto un buon vantaggio che sembrava poter chiudere l'incontro. Un secondo tiro libero con un pizzico di fortuna, 76-71, ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti di gioco, seguiamo ancora qualche azione e poi passeremo alla linea ovviamente a Gianni Quaresima e come al solito da gran regista utilizzerà la sua grande esperienza, la sua abilità per dare fabbrica a queste ultime azioni della Team System e della Lobo di K. Barbiero da tre, grande bomba in un momento cruciale, più 8 e adesso se non facciamo pasticci da soli, anche se nel basket attenzione a lasciarsi andare a queste previsioni, molte volte diventano avventure che poi vengono riproposte da blob. Ecco Vincent che porta a quota 34 il suo bottino, che non è poco evidentemente, 79-73, 4-43 da giocare. E Sprig che rimette, seguiamo questa azione ancora, forza Team System, più 6, non è ancora un vantaggio grossissimo, ma dopo la paura dell'inizio di ripresa forse ci siamo per chiudere l'incontro. Murphy, è Murphy che aveva sbagliato almeno 3 canestri di questo tipo, errori siderali, trasforma come sua abitudine su questo assist di Sprig, il binomio Sprig-Murphy ritrova il meglio di se stesso proprio nel finale, recuperare ancora un pallone,
c'è il fallo di Barbiero su Casalvieri, e Casalvieri che è il Guglielmo Tell della sua squadra insieme a Vincent, può andare ancora in lunette e tentare di trasformare e cercare di mantenere la sua squadra a galla. 4-10 a giocare, si gioca da oltre 32 minuti, il secondo tempo è molto più lungo del primo, come era abbastanza facile prevedere. Casalvieri sbaglia, segno del destino, segno la stanchezza, mancanza di lucidità, arriva il nervosismo anche per i ragazzi della Roma di Cap, che pur hanno fatto il possibile e l'impossibile per tentare di sovvertire il pronostico. 7 punti di vantaggio e palla da giocare, chi attacca 7 punti di vantaggio, Team System che ha la possibilità finalmente di chiudere l'incontro, di buttare purtroppo nel precipizio la Team System, la Roma di Cap, che a questo punto sarebbe irrimediabilmente retrocesso salvo i miracoli, e portare con sé la speranza di battersi fino all'ultima giornata per una salvezza che varrebbe una promozione. E non sbaglia Marti su questa palla servita da Barbiero, squadra ancora più 9, 3.40 a giocare, a te Gianni Quaresima per le ultime folate di vittoria della Team System, come speriamo un po' tutti noi. Ultimi 3 minuti e mezzo di partita, come dicevo in precedenza, quando si parlava di un Murphy irriconoscibile, ci ha subito smentiti praticamente, perché con 2 o 3 canestri, un paio di interventi difensivi in anticipo e 3 rimbalzi è riuscito a dare una svolta favorevole alla sua squadra. Adesso ha servito dentro un gran pallone per Spriggs, che ha raggiunto quota 20, ma in pratica ha segnato tutti i suoi canestri su assist di Murphy. E questa è la palla canestro, inguardabile per 30 minuti e decisivo negli ultimi 10. E chiaramente Torino ha giocato al limite delle sue possibilità attuali, senza Abbio, senza Prato, con un Della Valle osceno, con un Wright sicuramente alla sua ultima partita, perché non vedo come Danna possa confermarlo dopo questa prestazione, e con il solo Vincent siderale, ma sempre da solo, non poteva certo sperare di vincere questa partita. Adesso perde la palla in attacco Fabriano, che comunque ha 11 punti di margine a 2 minuti e mezzo dalla fine, e ci mancherebbe che li buttasse via. Casalvieri intanto realizza il suo 12° punto, sarebbe un autentico suicidio a questo punto perdere la partita. Barbiero, Murphy, sbaglia da sotto, chissà a tenere la palla invece di andare a fare queste banalità in attacco, come potrebbe prendere. Silvestrin si gira, va al semigancio, sbaglia, sotto canestro ancora Silvestrin alla meglio, e poi subisce il fallo di Barbiero. Barbiero non deve disperarsi, perché l'ha fatta lui la boiata in precedenza, perché doveva tenere la palla al limite 30 secondi. Non ha senso andare in contropiede quando hai 9 punti di vantaggio a 2 minuti dalla fine. Bisogna giocare la palla con calma al limite di 30 secondi, costringere gli avversari a fermare il cronometro con un fallo. Inutile poi che Barbiero se la prende con Zancanella e Corsa, perché gli hanno fischiato un fallo nel traffico a centro area. Comunque vi dicevo, contro questa Roma di Cap sarebbe stato un delitto perdere in casa, perché una squadra largamente rimaneggiata, oltre a Abbio come vi dicevo in precedenza, le manca un giocatore importante, sia pur giovane, come Prato sotto canestro, e ha un Wright assolutamente inguardabile. Sì. Più uno Silvestrin, e qui finisce la partita del Torino. Silvestrin ha sbagliato l'1 più 1 e Fabriano può controllare questo pallone, anche se mancano 1 minuto e 45 secondi. Non vedo come Torino possa ribaltare l'incontro. Gianni Quaresima e Luigi Del Vecchio per TV Centro Marche. Spriggs a slalomeggiare nella metà campo della Roma di Cappa. Murphy, Barbiero,
si incuna Barbiero, in angolo Pezzin, al tiro sbaglia, rimbalzo della Valle, veramente l'ombra del bel giocatore che ricordavamo. Palla per Vincent, ancora una bomba di Vincent, è strepitoso Vincent. 36 punti, tanti applausi, ammirazione per questo incredibile cannoniere, ma da solo non vince nessuno, solo Michael Jordan, per fortuna di Fabriano, gioca a Chicago e quindi quando il campionato si trasferirà nell'Illinois allora si potrebbe perdere contro una squadra con un solo giocatore, in questo caso no, anche se si chiama Vincent. Guerrini prova ad andare al tiro, sbaglia completamente la conclusione, mancano 45 secondi e sono soltanto 6 comunque i punti di vantaggio. Forse ci siamo lasciati prendere la mano troppo in fretta dall'entusiasmo, 6 punti, ma ci vorrebbe un autentico miracolo. Ancora una bomba di Vincent, un altro canestro, incredibile! 39 punti di un sensazionale Jay Vincent. Comunque finisca questa partita, Vincent ha giocato una partita mostruosa. C'è stato chiaramente subito il fallo su Guerrini per fermare il cronometro, mancano 34 secondi. Immaginate se Guerrini dovesse sbagliare l'1 più 1, avrebbero addirittura il pallone del pareggio gli ospiti. Mamma mia che emozioni, chi ci pensava un minuto fa? Per fortuna della Team System, Guerrini va a segnare il suo 10° punto ed è il 5° giocatore in doppia cifra per una prestazione collettiva della Team System di tutto rilievo, almeno nella ripresa. Assegna ancora Guerrini, 11 punti, Casalvieri, Vincent, ancora una bomba di Vincent e questa volta sbaglia. Ecco qua, ecco, stavamo per commettere l'ennesima sciocchezza e Guerrini segna il suo 13° punto, ma indubbiamente avevamo tentato di commettere l'ennesima sciocchezza, questa volta Spriggs, per fortuna che la dea bendata ci ha dato una mano. E di che tinta, signori? Infrazione di campo adesso, fischiata a Murphy. 2 secondi alla fine, la partita è sepolta. 89-82, miglior realizzatore Vincent, 39 punti nel Fabriano, Spriggs 20, Pezzin 17. Termina l'incontro, Fabriano 89, Torino 84. Linea a Luigi per un'intervista a volante. Ecco, vediamo Agnecchi. Un attimo solo, un attimo. Grande tensione all'inizio, non riuscivate a sbloccarvi e soprattutto non riuscivate ad entrare molto bene in difesa. Ma è abbastanza normale, una partita importante, nervosi, contratti. Era logico che noi cercassimo di venire fuori alla fine, quando loro con tutte le assenze che hanno non avevano i giocatori in sufficienza per poter fare i cambi e le sostituzioni. Hanno fatto un sacco di falli, i 5 che sono partiti. E abbiamo vinto la partita alla fine, era abbastanza normale. Sì, però anche adesso vi ho visto un po' nervosi alla fine, preoccupati. Mi piacerebbe vedere gli altri che guardano la partita in campo. Non è una situazione facile, né tantomeno tranquilla. È chiaro che noi ne risentiamo, l'importante è aver vinto. Adesso anche perché una partita di 240 minuti, in effetti ormai fino all'ultima di campionato sarete costretti a cercare di vincere. Adesso ogni partita è una sfida per la salvezza, questa valeva doppio e chiaramente in campo non si poteva vedere né lo spettacolo, né del bel basket, né della gente tranquilla. Ma forse un buon primo tempo per quanto riguarda gli attacchi, non tanto per le difese. Grazie. Allora ribadisco il finale, Team System Fabriano, Roby di K a Torino, 46-48 il primo tempo, 89-84 il risultato finale in favore di Fabriano, che quindi stacca Torino, sale a quota 18 in classifica e avendo anche il doppio confronto favorevole con Torino ha indubbiamente messo una seria ipoteca sulla salvezza o almeno sui play-out. Vediamo i tabellini prima di chiudere. Nella Team System 6 Gnecchi, 11 Barbieri,
Barbiero, 13 Guerrini, 3 Sonego, 12 Marfi, 2 Calavita, 5 Scarnati, 20 Sprix, 17 Pezzin, nella Robe di K, 4 Iacomuzzi, 12 Casalvieri, 3 Della Valle, 7 Silvestrin, 4 Masper, 39 un immenso Vincent e 15 un Wright che probabilmente chiude qui la sua avventura italiana. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima e Luigi Del Vecchio vi salutano dal Palabuozzi di Fabriano, vi danno appuntamento alla prossima uscita della Team System che sarà in anticipo televisivo su Telemonte Carlo sabato 6 marzo a Pistoia contro la Kleenex. Buonasera.